Vuoi acquistare crediti? Vai su GoFIFACoins, usa il codice coupon malati15 per avere il 5% di sconto ed utilizza il link in descrizione per la consegna immediata. Salve ragazzi, bentornati sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Jovis Po dello staff di Noi Malati di Foot e benvenuti nella player review di un giocatore. Un difensore centrale per la precisione con un bellissimo 80 di tiro. Si tratta di Bodmer nella sua versione in forma. Ma partiamo con i pro. Intercettazioni, primo pro per questa carta. A parer mio, riesce molto bene ad intercettare, anche se non è velocissimo, ragazzi, solo 55 di velocità, con 57 accelerazione e 52 velocità scatto. Ma devo dire che in difesa è un filino migliore rispetto alla sua velocità. In difesa ha un 76 con 75 intercettazioni, 75 marcatura, 80 contrasto e un solo 64 in scivolata. Devo dire, non l'ho voluta inserire come contro la sua scivolata perché comunque dipende anche dalla nostra abilità nel premere il giusto bottone al momento giusto. Come contro però ho inserito marcatura proprio perché non è un giocatore velocissimo e quindi i giocatori avversari riescono a sgusciare fuori dalla sua marcatura. Un altro pro, forza fisica, 92 sulla carta ragazzi, è davvero possente fisicamente, anche alto 190 cm, quindi non proprio così basso, anzi abbastanza alto, e ha 71 di resistenza e 78 aggressività, con un 82 di fisico. Un altro pro è il contrasto, ragazzi. Il contrasto fa parte della difesa e devo dire che nei contrasti in piedi è davvero ottimo. Altro pro per questa carta e ultimo pro sono i calci piazzati, 75, con una buona potenza tiro che non ho inserito tra i pro, 92 sulla carta. È un 85 di long shot, ragazzi. Devo dire che comunque i calci piazzati, i calci d'angolo sono veramente buoni con questo giocatore, con questa carta. Del dribbling vi cito soltanto il 74 di riflessi e il 75 controllo palla, che non sono proprio valori eccezionali. Un colpo di testa che ero indeciso se inserire tra i pro o i contro, e alla fine non l'ho inserito proprio perché comunque non salta tantissimo, però è preciso nel colpirla di testa. Dei passaggi vi cito soltanto i passaggi corti 76 e i passaggi lunghi 77. Devo dire, nei passaggi non è proprio il massimo, infatti nei lunghi a volte li sbagliava. Il suo piede preferito è il destro, con 4 stelle piede debole e 2 stelle skill. Il suo work rate è medio medio. Io come difensore centrale preferivo un work rate più adatto al difensivo, ovvero un alto in difesa. L'ho utilizzato in un 3-4-1-2 come difensore centrale perché non è proprio velocissimo e con lui ho realizzato un gol su calcio di rigore in 16 partite e l'ho pagato 9.700 crediti, ovvero il prezzo minimo. Dunque, siamo giunti alla fine, alla conclusione di questa player review. Mi scuso per le poche clip perché comunque sono davvero poche. Ed è difficile arrivare a un certo numero di clip con un difensore centrale. Il mio voto finale per questa carta è un 6.5. Ha superato la sufficienza, ragazzi. È un buon difensore centrale. Vi consiglio di affiancare sicuramente difensori con almeno 70 o più di velocità, perché lui non è proprio il massimo in velocità, anche se non è un contro. Dunque, ragazzi, se la review vi è piaciuta, mettete un mi piace, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook, link qui in descrizione. Iscrivetevi a questo canale e noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi!